Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Snack Plisken, che mi è passato a salutare qui da Videodrome. Mi chiede di parlare del film di Norman Jewison, Rollerball, del 1975, con un grandissimo James Caan nelle parti del protagonista. Allora, l'avevo ambientato nel 2018, è del 75, quindi un futuro lontano, ma cyberpunk, dove ormai le nazioni sono dopo le guerre, sono state sostituite dalle corporazioni che comandano il mondo. È stata eliminata la fame e tutto il resto, solo che praticamente ogni essere umano è sotto controllo dittatoriale di questi, che non danno libertà su nulla, e ogni sfogo viene represso esclusivamente tranne appunto questo rollerball, uno sport che mescola football, motociclismo, pattinaggio, hockey, tutto insieme, violentissimo, del quale appunto il campione è il nostro James Caan, che però a un certo punto sembra andare contro molte idee del direttivo centrale, e di lì appunto la sua scoperta, tutto quello che succederà a lui e a quello che gli accadrà attorno. Filmone fatto di merda da John McTiernan negli anni 2000, veramente una schifezza ignobile, che il nostro McTiernan tra l'altro ha anche disconosciuto, perché gli hanno tagliato un'ora di film, ma sempre cacare, faceva anche un'ora di più, un'ora di meno, quelle erano le tutine, quello era lo sport, faceva veramente cacare. Invece questo Rollerball, per essere di quel periodo lì, di quegli anni lì, è un film veramente che funziona benissimo. È del 75, ideologicamente con il classico individuo che deve andare contro il solito grande fratello di orwelliana memoria, non è molto originale in questo, ma è originale nella messa in scena, originale in alcune idee assurde, come una donna che ti viene cambiata ogni 6 mesi per non doverti affezionare. Ci sono quelle, proprio l'idea dello sport, del rollerball, che è assolutamente geniale, così come è bellissima tutta la parte in cui lui va in Svizzera dal cervellone. È un film che, seppur ideologicamente forse un po' adesso datato, però mamma mia, cioè è un film che le scene d'azione sono girate da Dio, gli attori sono grandissimi, la colonna sonora spacca di brutto, veramente montata benissimo insieme alle immagini, appunto montaggio e sonoro perfetto per un film che è un cult di quelli inavvicinabili, da alcuni dei migliori film di fantascienza di questo tipo, ripeto, anche se ogni tanto ideologicamente diventa un po' ambiguo rivisto adesso, però è un film che ha la sua forza nella recitazione, nella messa in scena, nella narrazione, tratta dal romanzo di William Harrison, Rollerball Murders, che è anche lo sceneggiatore del film. È un film che per me è una bomba, è uno di quei film con i quali sono cresciuto, è grandioso proprio come idea, grandioso come originalità, ripeto, poco originale forse sotto testi politici e sociali che si sono visti in mille film, ma in questo film però, unendoci lo sport, cioè unendoci questo tipo di critica all'interno anche dello stesso, sulla violenza, sulla mancanza della violenza che in realtà viene repressa ma mai estirpata davvero, perché comunque i governi vogliono che gli uomini siano violenti e che questa violenza li porti avanti anche nello sport. Insomma, un film cattivissimo in un certo senso, crudele verso il genere umano e crudele verso il suo futuro, che più o meno è quello che stiamo vedendo adesso, anche se allegoricamente. Quindi un film che può essere datato forse ideologicamente per un paio di cose, ma che per il resto è talmente moderno che rimane il capolavoro che era nel 1975. Quindi Rollerball di Norman Jewison del 75 qui sotto, Mai la merda di McTiernan, è un classico totale, un cult assoluto, per me uno di quei film che non si possono assolutamente mancare, quindi per me l'acquisto è obbligato. Ripeto, Rollerball 1975, Norman Jewison, lo trovate qui sotto, James Caan al suo massimo.